Lui, non so, voi lo conoscete, lui è un grandissimo fisico, ma soprattutto un grande uomo, prima di tutto, e una persona veramente di quelle poche che si incontrano nella vita. E come sapete lui è responsabile anche della terapia Pantellini, no? Quindi ha molta conoscenza, esperienza anche in questo campo. Più volte l'ho sentito parlare e mi piace, perché anche lui riesce a trasmettere concetti tosti in maniera veramente adeguata. E penso che sia la ciliegina sulla torta in quello che noi dobbiamo comprendere riguardo all'importanza di avere uno strumento così straordinario come S-Drive, che ci permette di fare la differenza. Quindi grazie di essere qua, Guido Paoli. Allora, intanto ringrazio Giorgio, perché dalla questa amicizia lui è così generoso che usa dei termini nei miei confronti che non sono adeguati, io sono molto meno, infinitamente meno, però sono qua e quindi me la gioco, nel senso che sono stato chiamato a ampliare quello che ha detto il prof Spaggiari, che lui ha già detto tutto, quindi dice a te che vuoi andare a dire di più, preciso meglio. Perché il fisico ha due caratteristiche: essere un rompiscatole per sua natura e un bambino piccino, un bambino di 3 anni che si chiede perché, come mai, perché, come mai. Allora, avete sentito parlare di risonanza? Vi faccio vedere un video, dura 2 minuti ma è interessante da vedere. Immagino sappiate cosa sono i metronomi. Cosa bellina arriva ora, eh? Stoppare. Che è successo? Questa comunque è fisica classica, quindi non invochiamo cose magiche, esoteriche, perché poi oggi basta dire quantistico su qualunque cosa, si ha un'aurea o un'aura particolarmente scientifica, per cui c'è il tocco quantistico, il soffio quantistico, bisogna stare attenti, perché la fisica quantistica è estremamente complicata, e diceva Feynman, premio Nobel della fisica, che è così complicata che gli stessi fisici non sanno di cosa parlano quando ne parlano. Prof, lei forse, non so se è d'accordo, però effettivamente esce un po' dal senso comune. Però, cosa è successo classicamente con quei metronomi? Perché a un certo punto oscillano come gli pare? Allora, il metronomo ha un'asta a cremagliera, c'ha quel dadino che scorre che dà la battitura del tempo. Quelli erano tutti messi con il dadino nello stesso punto, poi sono stati messi in moto casuale. Dopodiché, in una certa condizione, sono andati in coerenza di fase, quindi hanno cominciato a risuonare fra di sé, dopo hanno smesso. Perché? Coraggio.
L'oscillazione? L'oscillazione di base che era sincronia. Allora, avete visto che il gioco era tavolozza di legno e due lattine messe in orizzontale. Quando metto, isolo il sistema e lo metto sopra le due lattine, avete visto le lattine cominciano a fare così e diciamo la mia mensolina faceva così. Questo che cos'era? È lo scambio di informazioni fra ciascun metronomo e gli altri. Si sono cominciati a parlare, hanno detto: oh, ma guarda, oscilliamo tutti insieme, ta 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 ta. A un certo punto, quando io tolgo quella condizione, loro ritornano a quella precedente, vanno fuori sincronia, perché il tavolo per sua natura non permette questo, quindi non troverete mai una sincronizzazione di metronomi su quel tavolo lì. Lo troverete per esempio se quel tavolo viene sospeso al soffitto e quindi non poggia a terra. Ora, per quello che abbiamo sentito dal prof Spaggiari e anche da Giorgio prima, noi funzioniamo così. Questo è il comportamento del sistema vivente. E ripeto, ancora non si parla di fisica quantistica, ma noi funzioniamo così. E questo è importante da ricordare. È fondamentale. Fra l'altro, permettetemi una chiosa che potrebbe sfociare nell'esoterismo, però ve la vorrei fare. Avete visto, quando i metronomi sono sincronizzati, se io fossi a cavallo del metronomo, per me il tempo è stazionario. È sempre uguale. Allora, è sempre uguale. Allora, se penso alle persone che fanno l'ipnosi, quando si fa un'ipnosi e si va a portare la persona in vite cosiddette precedenti, ho fatto un'ipnosi regressiva o ho fatto un'ipnosi evocativa? Perché se è vero che il tempo in quel caso passa sempre nello stesso modo, se io mi sintonizzo su una frequenza per esempio legata al 2000 a.C., mi posso trovare a vivere apparentemente un'esperienza che uno può interpretare una vita precedente, ma potrebbe essere semplicemente che io sto guardando un televisore. So se mi fa capire. Mi fa capire se dico questo. È chiaro che è una speculazione di una semplice oscillazione di metronomi. Quindi è una speculazione. Però è importante tener conto di questo, perché il compito che ha il fisico normalmente, perché purtroppo poi siamo tutti un pochino immersi in un mondo accademico o in cui si va per ideologie, ma il compito è quello un po' del professor Keating, alias Robin Williams, che nell'attimo fuggente sale sulla cattedra e dice: perché sono salito sulla cattedra? Per ricordare a me stesso di guardare le cose da un punto di vista diverso. E quando crediamo di sapere che dobbiamo mettere le cose in discussione. Allora, perché noi si studia? Si studia perché sappiamo le cose, perché veniamo qui a fare gli oratori, quelli bravi, quelli ganzi, quelli che sanno tutto? No, noi si studia per mettere in discussione il paradigma e per recuperarlo se ne vale la pena o per ampliarlo se ne vale la pena. Allora, avete sentito parlare prima del DNA antenna? È vero. Io la prima volta l'ho sentito dire da quel signore là. Era il 2001 e ho detto: ma interessante, però capiamo meglio. Poi l'ho letto gli articoli di quell'altro signore lì, Paolo Manzelli. Ma lo shock termico l'ho avuto andando a Orvieto. Orvieto ha un pozzo particolare che scende 70 metri, che fu diciamo commissionato dal Papa, perché il Papa andava a Orvieto, ma siccome Orvieto è in alto aveva paura che se poi la gente si incavolava e andava lì a cercare di metterlo sotto assedio, aveva paura di trovarsi in difficoltà, aveva bisogno dell'acqua. Allora chiamò un architetto fiorentino, il quale fece questo pozzo, che è un pozzo che deve scendere a cercare l'acqua a 70 metri. Non ci può scendere, naturalmente doveva andare con dei ciuchi, con la giara, e non poteva andare con un piano inclinato, se no doveva andare con un'elica, quindi un andamento di questo tipo. Però, una volta che i due ciuchini con la giara sono arrivati a caricare l'acqua, se devono ritornare per la stessa strada, ovviamente devi aspettare tutto il tempo del ritorno. Allora gli ha fatto una strada parallela, guardata in prospettiva, è la doppia elica del DNA. È
effettivamente, se voi ci pensate, le due eliche effettivamente fanno sia il solenoide che anche il condensatore contemporaneamente, perché queste facce qui sono un condensatore, esattamente come questo. Quindi, logicamente, di per sé il DNA è un'antenna. D'altra parte, in telecomunicazione sappiamo che le antenne doppie, cioè i doppi avvolgimenti, sono antenne di ingresso-uscita. E se voi guardate il pozzo di Orvieto, ingresso-uscita. Se voi guardate il DNA, ingresso-uscita. Ora, noi si parla di genetica quando si parla di DNA. DNA uguale genetica. Ma i geni, che poi sono dei pezzettini, sono unità di trascrizione, rappresentano dal 2 al 10% del DNA. Se io lo tiro, è lungo 2 metri, proprio così. Il problema è che, essendo molto sottile, sta in uno spazio che è pari a 5 micron, forse meno, che un micron è un milionesimo di metro. È talmente sottile, però è lungo 2 metri. Di questi 2 metri, pochi centimetri rappresentano le parti di trascrizione, quindi i geni, e tutto il resto, il 90-98%, che è? Allora, per tanti anni era come la macchina di Paperino, nel senso che quando Paperino smontava la macchina e la rimontava, gli avanzavano dei pezzi e dicevano: beh, se mi avanzano vuol dire non servono a niente. E quindi il concetto era: tutto il resto è junk DNA, cioè DNA spazzatura. Retaggio evolutivo è lì e non fa niente. In realtà si è capito successivamente, grazie all'intuizione di tanti ricercatori, che la parte non codificante è dominante, perché il DNA non è una macchina per fare le proteine e basta, anche perché se fosse così, un po' come a Prato, i pratesi hanno il telaio in casa, quindi il pratese è tale perché c'è il telaio in casa e fa le maglie. E no, il DNA fa anche quello, ma chi gli dice a quel gene di accendersi o di spengersi? La luce non la comanda la luce, la comanda il mio dito. Quindi io posso accendere o spengere la luce, non è che lo fa da sé. E se i geni fossero sempre attivi, nel giro di pochi secondi noi ci saremmo riempiti di proteine e esploderemmo. Quindi non esisteremmo mai. Ah, ci vuole qualcuno che gli dice accenditi, spengiti. Si è rotta, o meglio, si è alterata la proteina della subunità gamma della membrana cellulare a ore 3. C'è da rifare. Allora, succede una serie di eventi, che anche quella sarebbe meravigliosa, e qualcuno deve dire a quella parte, a quel gene: apriti, accenditi e mettiti in moto. E cos'è la parte non codificante? La parte non codificante svolge un ruolo di controllo. Io ho talmente tante slide che parla a braccio, come ha fatto il prof, per cui vi farò vedere però a un certo punto una in particolare, perché c'è una cosa meravigliosa. È un lavoro fatto da un gruppo di fisici americani, pubblicato su Physical Review Letters, quindi una delle riviste per i fisici più importanti, nel 1994, quindi 6 anni prima del sequenziamento del DNA. Loro hanno fatto uno studio sul DNA basandosi sul linguaggio e hanno preso come riferimento quella che i linguisti chiamano la legge di Zipf. La legge di Zipf è questa: se io prendo un qualunque testo e lo traduco in tutte le lingue, morte o vive, quindi inglese, francese, italiano, aramaico e via dicendo, trovo che il testo può essere, tutti questi testi possono essere espressi, o meglio, tutte queste lingue che traducono il testo possono essere espresse attraverso una relazione in scala doppio logaritmica fra il numero di volte che compare la parola nel testo e il suo valore grammaticale in quella lingua. E anche, ovviamente, il fatto che alcune parole siano più importanti rispetto a altre. Per esempio, in italiano, precipitevolissimevolmente, che è la parola più lunga, occuperà tanto spazio, ma sarà presente pochissime volte. Allora, questa legge, verificata, diciamo, attraverso tutti gli studi fatti sui testi tradotti in tutte le lingue, è una legge che è, su scala doppio logaritmica, una retta.
che ha una certa pendenza, sempre uguale per tutte. Questo dimostrerebbe, o perlomeno ci induce a pensare, che le lingue abbiano un denominatore comune. Quindi c'è un denominatore comune in tutte le lingue. Allora, questi fisici hanno detto, ma se io lo faccio sul DNA, perché in fin dei conti il DNA è una doppia scala a chiocciola, dove i pioli della scala sono quattro fondamentalmente: adenina, timina, guanina e citosina. E queste quattro sono sempre accoppiate a T, adenina, timina, guanina, citosina. Quindi sono quattro parole. Hanno fatto lo studio e cosa gli è venuto fuori? Una legge equivalente a quella di Zipf, in cui c'ho una retta con una certa pendenza equivalente alla pendenza delle rette fatte guardando, studiando il linguaggio. Quindi loro hanno detto, beh, il DNA è un linguaggio. E loro nel 1994 propendevano per l'idea che, analizzando le cose dal punto di vista della teoria delle comunicazioni, che c'ha un nome tecnico che è il teorema di Shannon, loro propendevano sul fatto che la parte non codificante fosse la vera guardiana delle attività, diciamo, di controllo sulla parte codificante. Quindi la parte non codificante controllava la parte non codificante e scambiava le informazioni con l'ambiente citoplasmatico. E questo è fondamentale, perché senza di questo, ovviamente, quale gene si attiverebbe? Fra l'altro, prima vi sento parlare di mitocondri e del fatto che i mitocondri hanno un DNA. DNA che non è racchiuso dentro un nucleo, ed è un DNA che si richiude su se stesso, quindi come nei procarioti, come nei batteri. Quel DNA lì è un sistema isolato o è un sistema che interagisce anche col DNA nucleare? E come fa a farlo se i mitocondri sono qui e il DNA nucleare è là? Come metronomi lo fa? Se non fa così, se non si capisce, se non ci si pone queste domande, noi siamo qui a porci delle domande, magari non a trovare delle risposte, ma a crearci delle opportunità per aprire la mente. Prima giustamente il prof ha detto, ma le reazioni chimiche come fanno a venire come avvengono, con quella precisione? Se io prendo un'aspirina per il mal di testa, allora, chiariamo sto concetto. Il processo chimico è reale, è vero, però è a cortissimo range, cioè a distanza di un diametro molecolare. Due atomi di idrogeno si sentono e fanno un legame idrogeno a questa distanza, 0,74 angstrom. Un angstrom è un decimiliardesimo di metro. Dice, questo è l'idrogeno. Prendiamo allora il sale da cucina, cloruro di sodio. Si sentono a 2,76 angstrom. Quindi diciamo che l'angstrom è, o la decina di angstrom, è l'unità di misura per stabilire la distanza fra cui due molecole si possono sentire. Ok, allora prendo la mia aspirina, non mi trapano il cervello e la metto direttamente qua, ovviamente. Quindi la prendo, arriva qui, entra nel torrente circolatorio qua. Fra qua e qua c'è più di qualche decina di angstrom di distanza. Se non ci fosse un meccanismo che gli dice, guarda, si telefonano, guarda, io sono qua, quello ci mette 25 anni prima di arrivare. Altro che il grattarsi il naso, il bradipo sarebbe una Ferrari rispetto, cioè capite che certe cose viste in questa maniera, cioè viste nella solita maniera, non tornano. Chi fa che cosa? Ora, qui non è che si sta cambiando niente, si sta dicendo semplicemente la cosa da un altro punto di vista. Sempre il prof prima parlava dei domini di coerenza dell'acqua e ha detto, è il vuoto che effettivamente uno dei capisaldi, che la fisica quantistica spesso si dice, è del microscopico, ok, ma uno dei capisaldi è proprio quello, la fluttuazione, cioè il fatto che il vuoto stesso, proprio perché è una notte, non è buia, è molto più che buia, ma con i flash luminosi, perché in realtà il vuoto quantistico è fatto di materia virtuale, quindi io non la vedo, ma è materia e antimateria. Ora, se materia e antimateria si trovano, sono così felici di trovarsi che quando si danno la mano esplodono.
Voi conoscete la PET? La PET su cosa si basa? Sul fatto che io do zucchero con marcato con una sostanza, con un elemento chimico che decade beta più, si dice, cioè emette un positrone che è un antielettrone, cioè antimateria. Ora l'elettrone trova subito, l'antielettrone, cioè il positrone, trova subito un elettrone, sono felici, dice guarda che c'è, si abbracciano, esplodono, fanno due fotoni che vengono sparati a 180 gradi l'uno dall'altro. E quello è il flash luminoso che io vedo. Quindi il vuoto è fatto così. Ora, prima di arrivare al discorso che diceva lui, questa la trovo carina però, Carl Sagan diceva, se noi siamo fatti di atomi, uno scienziato che studia gli atomi è in realtà un gruppo di atomi che studia se stesso. E quindi quello che è importante però, noi siamo uno strumento per conoscere, non per sapere, per conoscere, non per conoscere per farsi belli davanti agli altri, ma per conoscere, per capire chi sono io e come funziono. Allora, cos'è la vita? Non lo sappiamo. Sappiamo solo che è una rottura di simmetria, non una rottura di scatole, magari per qualcuno è anche una rottura di scatole. Le cose però su cui ci siamo trovati d'accordo, cioè su cui la comunità scientifica si è trovata d'accordo, sono su che cos'è un sistema vivente. Però riguardo a che cos'è la vita, per esempio, noi non sappiamo perché un batterio che contiene sostanzialmente elementi simili a una roccia è così diverso, perché la materia si comporta in modo così diverso su un sistema vivente rispetto a un sistema inanimato, ma soprattutto come cacchio fa in una cellula a avere 100.000 reazioni al secondo, 100.000 reazioni al secondo perfettamente bilanciate nello spazio e nel tempo, avvengono tutte nel momento giusto al posto giusto. Abbiamo 100.000 miliardi di cellule, ogni cellula ha 100.000 reazioni al secondo, abbiamo un'orchestra infinita che suona non una melodia ma una melodia armonica. Ora, perché sia chiaro, 100.000 reazioni al secondo non sono a catena di montaggio, si ribilanciano secondo per secondo ogni ora del giorno, ogni giorno dell'anno, ogni anno della vita, in funzione di quello che succede, quindi in funzione di quello che penso, di quello che mangio, di quello che vivo, di quello che sperimento, dell'ambiente in cui mi trovo immerso. Quindi capite che questo è una cosa che lascia a bocca aperta tutti, perché non lo sappiamo perché succede così, però sappiamo, o meglio, abbiamo definito che il sistema vivente è una struttura a, ve la leggete, però vorrei che poneste l'attenzione su struttura auto-ordinata e auto-organizzata. Cresce e si sviluppa in modo autonomo, risponde autonomamente agli stimoli esterni. Chi è che fa così? Lo fa una macchina? Perché per noi siamo cresciuti col modello uomo-macchina, siamo una macchina perfetta. Una macchina non decide come risponde agli stimoli, se ovviamente sì, il che vuol dire, qualcuno anche degli accademici lo comincia a dire sottovoce, quasi con vergogna, che il sistema vivente e quindi anche una cellula è capace di prendere delle decisioni. Questo porrebbe alcune questioni riguardo per esempio al DNA. Cos'è una mutazione? Non ho il tempo adesso di dirvelo, però una mutazione è un fatto quantistico. Se è un fatto quantistico, qualcuno lo deve produrre. E chi è che lo produce? Non il caso. Io non credo al caso, credo alla causa, ma non al caso. Lo produce una decisione. Però qui si aprirebbe un capitolo infinito, per cui vado oltre. Lasciamo perdere l'esperimento di Popper, però qui c'è la citazione di Manzelli. Allora, tenendo conto che in una cellula avvengono 100.000 reazioni al secondo e quindi questo ci mette in difficoltà e che una cellula è capace di prendere decisioni, è evidente che noi dovremmo ampliare il paradigma, quindi non più concentrarsi solo sull'aspetto della chimica e della fisica classica, ma andare oltre invocando qualche cosa
che possa ampliarci e farci capire meglio come funzioniamo. E questo qualche cosa, l'avete già sentito, sono i campi elettromagnetici interni, perché poi la cosa grande è questa. Da una parte c'è il campo elettromagnetico bastardo e poi c'è quello buono. È come quando voi andate su Facebook o su internet e trovate l'acido è cattivo e l'antiossidante e l'alcalino è buono. Perché? L'ossidante è cattivo e l'antiossidante è buono. Perché? Chi l'ha detto? Se nel giusto equilibrio funzionano bene. Il sangue ha un pH di 7,4, quindi alcalino, ma 7,30 è letale, 7,40 è letale. I medici mi correggano se dico una stupidaggine. Sempre alcalino è, però acido e basico sono i due poli su cui avvengono le reazioni di un sistema sano in perfetta salute, reazioni ossidoriduttive. La vitamina C si ossida alla prima azione che svolge nell'organismo, arriva, subito si ossida, quindi è ossidata. Ma arriva il glutatione e gli dice aspetta, ti aiuto io, e gli fornisce ciò che gli serve perché la vitamina C torni antiossidante. Però per fare questo il glutatione si ossida. E allora arriva un altro, che è un derivato dell'acido nicotidico, che gli dice ti aiuto io. E lui si ossida, e quindi si instaura una reazione ossidoriduttiva per cui nei giusti equilibri l'acido e il basico sono essenziali. E così i campi elettromagnetici nei giusti equilibri sono essenziali. Noi siamo fatti anche di questo. Il DNA è un'antenna, la mutazione è un evento quantistico. Ora io ovviamente ve le butto così, però sono in grado di prendermi la responsabilità delle affermazioni che fo, ovviamente. Proprietà dell'acqua, l'avete sentito prima, domini di coerenza, chiralità della materia, la distinzione fra destra e sinistra, gli effetti sintropici, cioè il fatto che in un sistema vivente non è solo entropico, ma il fatto che un sistema vivente trovi l'ordine lontano dall'ordine o si riorganizzi in modo da recuperare una situazione apparentemente disastrata e quindi di ritrovare la capacità di rientrare in uno stato ordinato, pur partendo da uno stato altamente disordinato, è una capacità che non è spiegabile con la seconda legge della termodinamica. Quindi tutto questo ci porta a capire che è necessario ampliare. Allora, per rimanere nel discorso che diceva il prof prima, il vuoto, ok, cioè, ma questi sono discorsi, perché si sta parlando di cose, andiamo avanti, eccolo qua. C'è un tizio, fisico, polacco, naturalizzato americano, Lamb. Allora, questo fisico cosa ha fatto nel dopoguerra? Ha cercato di confrontare il dato teorico sui livelli energetici dell'atomo di idrogeno e quello sperimentale. L'atomo di idrogeno, essendo un sistema a due corpi, perché è un protone e un elettrone, l'elemento più semplice, è calcolato perfettamente, cioè i livelli energetici sono stabiliti senza approssimazione, si sa quanto sono. E quindi lui ha detto, bene, facciamoci la misura sperimentale. L'ha fatta e c'era una discrepanza di una parte su un milione. Uno dice, una parte su un milione, su un atomo di idrogeno, chi se ne frega? In realtà qualcuno ha detto, sì, chi se ne frega un fico secco, se deve essere zero, perché calcolato a precisione deve essere zero. Allora, questa cosa è stata così importante che lui ha avuto il Nobel, ma ce l'hanno avuto anche tre soggetti, Schwinger, Tomonaga e Feynman, che l'hanno avuto qualche anno dopo, perché hanno spiegato perché c'era questa discrepanza. L'hanno spiegato nell'ambito della teoria elettrodinamica quantistica. Perché c'era un'interazione fra l'elettrone e il vuoto. Quindi questa è la misura sperimentale che il vuoto influenza effettivamente. Come fa? Come fanno a venire fuori i domini di coerenza che ha detto prima il prof? E quindi come fa il vuoto a produrre quello che serve perché gli elettroni comincino a oscillare? Se esiste la possibilità di una fluttuazione, allora io devo immaginare che il vuoto generi, nelle sue annichilazioni, un fotone. Ma io devo far sì che questo fotone faccia oscillare un elettrone fra livello fondamentale e un livello eccitato.
Consideriamo la condizione che diceva prima il prof, perché se l'acqua deve fornire gli elettroni, non è che la devo ionizzare sempre, ma la posso portare in uno stato in cui l'elettrone si trova in uno stato quasi libero, pronto per essere disponibile, perché al primo richiamo posso uscire fuori. Però non è che sta fisso in uno stato quasi libero, oscilla fra lo stato fondamentale e quello quasi libero. Quant'è il valore della ionizzazione? È in electron volt 12,6 come valore. A voi non dice niente, ma non è importante. Diciamo intorno a 12, quindi 12 è il livello fra lo zero e quello quasi libero. Che lunghezza d'onda deve avere il mio fotone emesso dal vuoto per far sì che il mio elettrone schizzi da 0 a 12 electron volt? 1000 angstrom. Un angstrom è un decimilionesimo di metro, ve l'ho detto prima. 1000 angstrom. Se io ipotizzo che questo è il mio sì, bravo, staccamelo. Aspetta. Ecco. Avevo messo per i 30 minuti, tanto ero finito. Vabbè, insomma. Allora, stavo dicendo, ecco, i mille. Se io ipotizzo che il mio elemento abbia un diametro di un angstrom, capite che se è solo quello, il problema è se io considero quante molecole di acqua ci sono in un cubo di 1000 angstrom di lato, e le vado a considerare nella condizione di vapore acqueo, sono 20.000. Ma se io considero l'acqua liquida nelle stesse condizioni, sono 30 milioni circa. 30 milioni di molecole d'acqua in un cubo di 1000 angstrom di lato. Quindi vuol dire che la mia onda non urta un singolo atomo, ma ne urta contemporaneamente 30.000. Non solo, ma questa condizione, nella giusta configurazione, quindi di densità, di temperatura, cosa che i già citati dal prof Preparata e del giudice hanno dimostrato alla fine degli anni 80, in quelle condizioni il fotone fa partire il primo step degli elettroni, i quali tornano giù, e ogni volta che tornano giù emettono a loro volta fotoni, perché quando un sistema si disecita, non si disecita a costo zero. Quello che l'ha fatto schizzare su viene riemesso. Quindi abbiamo un sistema che il fotone rimane intrappolato, non esce fuori, ed è un sistema che comincia a oscillare in modo sincrono, esattamente come i metronomi. Ed è così che all'interno di quel dominio di coerenza entrano solo quei soluti che oscillano nella stessa frequenza. All'interno di quel dominio di coerenza avvengono le reazioni controllate da quella capacità oscillatoria dell'acqua, e capite che in questa maniera cambia la prospettiva con cui si guarda il problema, perché non è più una prospettiva solo di tipo chimico, le molecole si incontrano e come nelle sinapsi parte la vescicolina, dopo 20 anni arriva dove deve andare, libera la sostanza, ma non spiega niente. Come Manzelli ci insisteva tanto, come fa l'RNA a fare lo stampino sul DNA quando lui si apre per far fare una proteina? Il gene si apre, la parte genetica, no? L'unità di trascrizione si apre, arriva l'RNA e fa la copia. Ma che arriva, già imparato? Cioè arriva, che lo sapeva prima, gli è arrivato un messaggio via internet, guarda, questa è la struttura. Lui arriva e gli si forma, mentre quello si apre, quell'altro gli si forma. Capite che sono meraviglioso, cioè roba da inchinarsi. E allora, inchinandomi e arrivando a un fondo, perché qui c'avevo una quantità industriale di roba, ma mi interessa a questo punto. Stanotte noi siamo qua. Mi interessa solo questo. Citare un filosofo della scienza: ogni qualvolta una teoria ti sembra l'unica possibile, prendila come un fatto che non ci hai capito niente. E questo sia il nostro augurio. Ecco. Ecco, grazie. Grazie di cuore.